Torniamo a parlare un po' di Assassin's Creed Shadows e lo facciamo in relazione alle indiscrezioni, ai retroscena che stanno emergendo in questi giorni su quello che ha determinato il suo rinvio al 14 febbraio. Non parliamo solitamente di indiscrezioni, di rumor, questa volta però voglio fare un'eccezione perché quello che abbiamo detto all'epoca, che avevamo visto all'epoca delle prime presentazioni, si legherebbe molto a questi retroscena, rendendoli di fatto molto, molto credibili. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di inquadrare un po' la situazione in cui Ubisoft è oggettivamente in seria difficoltà e lo si vede, lo si capisce chiaramente da certe scelte, certi cambiamenti che sono accaduti in questi giorni. Primo fra tutti l'abbandono del modello del Season Pass canonico. Non ci sarà un Season Pass canonico, ma al contrario, addirittura offriranno gratuitamente la prima espansione a tutti coloro che preordineranno il gioco. E ancora di più, il gioco uscirà al Day One pure su Steam, cosa che non accadeva da un po', anzi non mi ricordo neanche l'ultima volta che è accaduta una cosa simile. Tutte cose unite al fatto che il gioco non avrà accessi anticipati, ma tutti inizieranno allo stesso giorno, che fanno capire quanto Ubisoft voglia cambiare in qualche modo, le proprie abitudini, orientarsi su qualcosa di diverso e farsi percepire diversa. Credo che in questo senso la brutta batosta di Outlaws abbia insegnato forse qualcosa di molto importante, perché vi ricordate le polemiche legate al Season Pass, agli accessi anticipati, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che Ubisoft abbia capito di aver sbagliato è sintomo di una situazione difficile. Raramente un'azienda cambia le proprie abitudini senza aver avuto delle conseguenze nefaste dopo averle portate avanti per un po', quindi quantomeno questo evidenzia la comprensione degli errori commessi, che è già un ottimo punto di partenza. Ma quello che mi fa riflettere molto sono appunto i retroscena che circondano questo rinvio. Allora, si parla di un rinvio che sarebbe stato determinato da diversi aspetti. Una quantità di bug e problematiche di ottimizzazione piuttosto significative, che è un qualcosa che appartiene a tanti prodotti e per cui non lo prenderei come motivo dominante di questo rinvio, perché in fondo Ubisoft è sempre stata un po', dentro queste problematiche. La cosa che più mi ha colpito sarebbe il discorso della credibilità storica, cioè da quanto è emerso sembrerebbe che Ubisoft si sia rivolta a degli storici e abbia richiesto la consulenza di questi storici solamente in una fase più avanzata di sviluppo, essenzialmente quando ormai certi danni erano già stati fatti. Questo è un po' lo scenario che si va componendo in questi giorni. E di conseguenza, dopo le prime presentazioni e le prime figuracce rispetto a certi elementi non così accurati, alle recriminazioni del pubblico, a certe cose che si sono rese evidenti in termini di credibilità, in termini di coerenza storica, Ubisoft a quel punto avrebbe deciso di fare un passo indietro e di rimandare il gioco proprio per mettere a posto questi aspetti. Il che sarebbe compatibile con la tempistica, cioè diversi mesi permettono di riscrivere certi dialoghi, magari tagliare certe missioni, magari cambiare certi contesti sulla base di quello che verrà, immagino, suggerito anche dagli storici che a questo punto credo staranno partecipando attivamente allo sviluppo del prodotto. Ma la mia domanda è: come fai a scegliere un tema così delicato? A scegliere un personaggio così affascinante, ma al tempo stesso anche, se vogliamo, difficile da integrare con la giusta sensibilità e coerenza, senza rivolgerti a degli storici nella fase embrionale del progetto. Ora non abbiamo certezza che questo sia vero, ma ripeto, sulla base di quello che si era visto nelle prime presentazioni ufficiali, era evidente che non ci fosse una vera e propria e profonda ricerca di quel personaggio, di quel periodo storico. L'ho evidenziato io che non sono uno storico e lo hanno reso molto più evidente certi storici in Italia così come all'estero, che alcune cose non quadravano in quella rappresentazione, in quel modo di raccontare quel periodo, soprattutto dalla prospettiva di Yasuke, che peraltro smentiamo subito sto rumor che circola: no, non sarà rimosso, no, non verrà cambiato, perché sarebbe impossibile farlo in così pochi mesi. Cioè, rimuovere Yasuke e metterci un altro personaggio richiederebbe la completa riscrittura non solamente della sceneggiatura, del gioco in senso assoluto. Quindi è impossibile, ma non ci sarebbe manco motivo per fare una scelta così radicale, perché il personaggio funziona purché sia inserito in maniera coerente e soprattutto in qualche modo credibile rispetto a quel periodo storico. Questo è l'elemento fondante, credo, del rinvio, il doverlo contestualizzare meglio.
Ed è, ripeto, se vi recuperate i vecchi video che abbiamo fatto qui sul canale di analisi, commento, ma anche di approfondimento storico, andrete a notare tutte quelle cose che avevamo messo in luce già all'epoca, che non andavano nel modo in cui Yasuke era inserito in certi contesti e nel modo in cui certi contesti reagivano a Yasuke. Senza contare appunto alcune magari problematiche legate a bug, glitch e quant'altro, ma non credo che siano state quelle il motivo dominante. Il motivo dominante è sicuramente il contesto storico. Perché? Perché Ubisoft ha capito che, vista l'aria che tira anche internamente, ora non mi addentrerò, ma tira una brutta aria anche tra gli azionisti, eccetera, per cui Ubisoft non può sbagliare in questo momento. E l'unico modo per ridurre al minimo i rischi e anche le possibili conseguenze è quello di lavorare con un po' più di attenzione ai dettagli, che sono quelli che a volte fanno tutta la differenza del mondo. Quindi io mi auguro che adesso questi mesi servano veramente per riportare il gioco sul binario migliore possibile, che possono permettere a questo Shadows di arrivare sul mercato con forza, con credibilità e con anche il potere di far cambiare idea a chiunque fosse partito con magari sensazioni di non di un po' di diffidenza, ecco, diciamo così, perché il progetto concettualmente è una figata, il periodo storico che hanno scelto è una figata, purché sia rappresentato nella maniera più giusta possibile può davvero funzionare. E non vuol dire che devono attenerci a ogni minimo dettaglio, ma semplicemente che la base deve essere accurata. Poi ci puoi costruire sopra quello che vuoi, ma la base, diciamo, le colonne portanti del contesto devono essere fatte come si deve. E mi auguro davvero che gli storici che stanno contribuendo al progetto siano perfettamente consapevoli di queste necessità, ma non ho dubbi che sia così, e possano aiutare Ubisoft a fare le cose come si deve. Ripeto, è un titolo veramente super delicato. Credo che se Ubisoft potesse tornare indietro anticipando o comunque sapendo ciò che sarebbe accaduto, non credo avrebbero scelto questa ambientazione, questo contesto così delicato, perché hanno veramente gli occhi del mondo ben fissi su di loro, specialmente della parte orientale del globo. Per cui un progetto sicuramente delicato, che mi auguro Ubisoft possa gestire e che possa portare al rilancio di Ubisoft, un Ubisoft veramente in difficoltà. E quello che sta succedendo a Shadows credo che sia la più grossa dimostrazione di quanto sia in difficoltà Ubisoft adesso. Ricordo i tempi in cui si parlava di Ubisoft e dei suoi presunti, probabili problemi legati alla gestione di Assassin's Creed, già ai tempi, ma di Prince of Persia, di Beyond Good and Evil e di Splinter Cell, e potremmo andare avanti. Credo che quello fosse nulla rispetto a quello che stanno vivendo adesso. Quindi io spero che Shadows possa segnare l'inizio di una ripresa, di un rilancio per l'azienda, e non che possa determinarne un po' il punto più basso, perché credo che Ubisoft potrebbe non riprendersi da un flop con Shadows. Onestamente, sulla base di tutto quello che sta accadendo in borsa e fuori, potrebbero non riprendersi. E io mi auguro a questo punto anche che Shadows magari riesca a centrare il 14 febbraio, ma qualora le cose dovessero prendere una piega non ottimale, io spero per loro che decidano di rinviarlo ancora. Per quanto poi quando inizi questo turbinio di rinvii non sai mai come va a finire, però ripeto, io ci spero tanto, anche perché come vi ho raccontato in più occasioni, quella di Yasuke è una storia che a me ha sempre affascinato tanto, l'ho sempre seguita con passione, ho sempre cercato di approfondirla per quel poco che c'è da approfondire, poi purtroppo con tutto l'interesse del mondo. Quindi spero che Ubisoft gli renda omaggio e gli renda e gli costruisca intorno una storia che sia veramente all'altezza del suo mito, ok? Per cui ragazzi, niente, io volevo semplicemente aggiornarvi un po' e far due chiacchiere, visto che appunto tutte queste cose si legano con ciò che già avevamo detto mesi fa, ecco. Quindi attenzione al fatto che non siamo pazzi certe volte quando muoviamo certe critiche qui nella community, e io in primis, ma che sono tutte critiche funzionali, non distruttive, per far notare certe cose e non per criticarle tanto per, almeno quello è il mio approccio, spero si percepisca. Per cui ragazzi, ma niente, fatemi sapere cosa ne pensate, che idea vi siete fatti, e noi ci aggiorniamo presto. Spero presto per parlare di cose belle riguardanti Shadows e non ulteriori problemi legati a una Ubisoft a cui, al netto di tutto, auguriamo il meglio, sperando che possa rialzarsi quanto prima.